Questo programma è presentato da Buon pomeriggio e benvenuti alla 60 News. Oggi sono lieto di ospitare un illustre ospite, il rinomato poeta Franco Blefari. Eccolo qui tutto per noi. Buonasera Franco, grazie buonasera, per aver accettato buonasera. Il mio invito. Grazie. Come si capovolgono le cose? Sì. Da conduttore ad essere parte. Bravissimo. Chissà un giorno se sarò io dall'altra parte. Ma me lo auguro. Chissà. Allora, la tua presenza, Franco, a dir poco, è già affermata sui grandi schermi e oltre, fammelo dire. Io lo so che sei umilissimo, però bisogna dare quel che di Cesare, e soprattutto promette una grande conversazione ricca e avvincente. Non manca il grande bagaglio, no? Che comunque di esperienze straordinarie, infatti stasera Franco ci offrirà sicuramente un insight di preziosi, e non solo sulla poesia, ma anche su altri aspetti della sua affascinante carriera. Allora Franco, facciamo un breve rewind, se tu sei d'accordo con me. Vorrei omaggiare un po' i meravigliosi anni, no? Che ci sono stati e che ci hanno portato fino ad oggi. Un grande bagaglio, hai fatto tanti step. Sono qui pronta per parlarci di poesie, di grande talento, o sbaglio? La tua nostalgia per il passato si mescola anche sull'entusiasmo per il presente in questa vincente conversazione. Io ne sono sicurissima in questo. Allora, tu sei stato come concorrente da Bonolis ad Affari Tuoi, vedi che ho studiato, quindi facciamo davvero un grande rewind. Raccontici questa tua esperienza in primis. Io non capisco perché ogni volta si parla di me si sventolano al sole tutte le mie cose di cui mi vergogno. Assolutamente. Mi vergogno per il senso che non perché io sia andato là, perché per me è stata una grande esperienza di vita. Diciamo che a distanza di 30 anni la vedo come un'esperienza negativa. Perché? Il varietà fa parte della programmazione. Sì, ma allora, l'unica cosa che mi ha affascinato è che l'unico ricordo bello che ho è che io sono stato in una televisione di Stato dove intorno a me c'erano 10 telecamere che riprendevano tutte le persone che erano lì e tutti gli aspetti. La cosa che più mi ha dato fastidio e che non sono, ho visto delle cose che non mi sono piaciute. Infatti io ero andato come terzo concorrente, però ho giocato come quarto concorrente. Già la cosa ingiusta, dici tu, una sì, cosa già preparata. Sì, questa, sì, era preparata, perché è venuto uno di un paese della, di Scalea, mi pare. È venuto uno di Scalea e la mattina arrivava con le borse. Perché noi siamo stati sempre così, siamo stati sempre meridionali, ovunque andiamo siamo sempre noi stessi. Questa sudditanza psicologica che abbiamo verso gli altri con le borse, e si andava da quello che chiamano dottore. Il dottore ha detto, come ti stavo dicendo tutte le sere, il dottore ha detto, sì, infatti lui la mattina veniva con le borse. E il bello qual è stato? Io ho scritto anche un articolo su un giornale, 6 colonne e forse più, dove raccontavo tutto quello che succedeva. Il retroscena praticamente. Il retroscena è questo, che a lui hanno dato, perché allora i pacchi li metteva il dottore a piacimento, lui aveva 100.000 euro nel suo pacco, e siccome lui non lo sapeva che aveva 100.000 euro, la moglie gli diceva di prenderseli, e lui praticamente non ha avuto fiducia. Non ha avuto fiducia e poi alla fine si è accontentato di 50. Ma non solo questo. Però questo è un pochettino lo scopo, no? Di questo quello gioco. Quello che ha vinto i primi 500.000 euro
ha tardato a venire in trasmissione, perché non si sa per quale motivo noi ci siamo fermati oltre mezz'ora per aspettare lui. Insomma, quei retroscena che un pochettino sono stati oscuri, poi voi poi anche forse la casualità che il Cristiano forse aveva qualche altro problema, un intoppo, che ci può essere? Ecco, le retroscene secondo noi, sì. Abbiamo poi scoperto tutto, avevo un ristorante, sì, dove tutte le sere andavano a mangiare quelli... Perfetto, ok, andiamo avanti, comunque io pensavo che fosse una cosa bella, perché però comunque l'esperienza è stata una grande esperienza di vita, che l'ho gustata molto. Pensa tu che vicino a noi stavano girando un film e tu non sapevi, a un certo momento vedevi che usciva un generale, una monaca, un bersagliere, un mendicante, ma che succede qua? Praticamente gli interpreti di questa fiction andavano a prendere il caffè, andavano con i loro costumi. Ecco, 2 più 2 fa 4. Andiamo però sul vivo della situazione, giusto per dare un piccolo dolcino, no? un piccolo assaggio delle cose belle che hai fatto. Però so che sei un uomo molto religioso e soprattutto volevo sapere qual è il rapporto di Dio con te, perché hai una grande storia, un grande bagaglio dietro. Praticamente mi stai spogliando. Io credo che ognuno di noi debba avere un rapporto con Dio come uno ce l'ha con la mamma. Dio è la cosa più importante per un uomo. La mattina appena si alza dovrebbe dire: Signore, ti ringrazio che mi hai fatto vedere la luce del sole. E la sera ringraziarlo che è passata una giornata e chiedergli domani sarà ancora tra i vivi. Un uomo senza Dio secondo me non sa dove andare. Un uomo ha bisogno di Dio, come ha bisogno del pane, come ha bisogno dell'acqua. E io penso che tutte queste cose che stanno succedendo, i terremoti, le stragi, le guerre, siano il frutto dell'uomo che si è allontanato da Dio. Ecco qua. Tu dici, hai una grande... ma è possibile allora che Dio voglia la morte dei bambini? È possibile che Dio mandi un terremoto e faccia morire centinaia e centinaia di persone? Ma Signore, ma quanti siamo noi sulla terra che dalla mattina alla sera vediamo un mendicante e non gli diamo niente e poi i soldi li buttiamo? C'è gente che va a mangiare e spende 1.000, 2.000 euro. Pensare che una famiglia di 3 persone con 1.000 euro sia capace di vivere 2 anni. Ecco, questo. C'è un rapporto tra di noi e quelli che hanno fame vomitevole proprio. Veramente perché vomitevole. Siamo i vomitevoli, siamo noi quelli che abbiamo. Loro la vera ricchezza ce l'hanno all'interno. È vero, belle parole. La vera ricchezza è quella che non si vede, non quella che si vede. È vero. La saggezza che hai io posso soltanto apprendere da te, qualsiasi cosa che tu dici, io... Beh, io già parlavo di Dio, mi viene da piangere. Guardi, io ho avuto un infelice... esperienza della mia vita, mi è morta una figlia, lo so. Io ho tenuto per 3 anni il presepe col bambinello con la grotta accesa, perché ogni mattina io mi consolavo, appena aprivo la giornata io andavo a vedere questa grotta illuminata e soltanto sì. Lui riusciva a darmi quello che ne sono nato, riusciva a darmi. Lo so. Giriamo la vita. Assolutamente dai. Sì, infatti avevo anche una domanda proprio per questo, perché so che tua figlia, appunto come l'hai citata tu Elena, è volata in cielo veramente in prematura età. Una sola cosa, se mi posso permettere. Sì. Ricordati che soltanto il dolore avvicina a Dio, nient'altro, solo il dolore. Perché sennò si impazzisce. È nel dolore che tu trovi Dio. È uno che vuole incontrare Dio, deve fare soltanto una cosa. È bello. Fare l'adorazione eucaristica, da mezzanotte a luna, solo in una chiesa, con Dio, che ti guarda dal tabernacolo. E anche lì, nella tua giovane, come hai detto tu, nella prematura perdita di tua figlia Elena, lì ci hai messo veramente il mondo, perché so che nelle tue più belle poesie sono dedicate a lei. Vogliamo certo. Citare anche qualche libro eventualmente. Tu mi vuoi farmi piangere? Va bene. No, assolutamente, non è questa la mia intenzione. Però
te l'avevo detto, noi dobbiamo sì, fare un terreno. Non pensavo che tu mi avresti portato. Allora, riempi questo tempo perché devo trovarlo. Eh? Assolutamente sì, assolutamente, fai con grande tranquillità e soprattutto la cosa bella della televisione è perché appunto siamo in diretta e andiamo a vivere le emozioni, le sensazioni che uno prova. E che ti posso garantire, Franco, che ad oggi chi è che ci sta guardando dall'altra parte, ti posso garantire che afferra questa grande impronta, insomma, che tu hai. Di grande disagio, di grande commozione. Io che scrivo sempre in dialetto, permettimi questa volta di leggere una poesia in lingua italiana. Assolutamente, padrone. Un sonetto. Di casa. Sai che te penso sempre, che sei nella mia mente come raggio di sole, come spada tagliente. Per me c'è il desiderio, la poesia in dialetto, l'aria che respiro, racchiusa in un sonetto. Per me tu sei la luce, la nostalgia infinita. Mo che scende la sera, il tuo ricordo è vita. Meraviglioso. E questo è il piccolo, ma è quel frammento più doloroso che hai. Io era doveroso farlo vedere perché tu hai vinto tanti premi di poesia, parecchi, a cui hai partecipato. Però io volevo sapere della sfilza dei tuoi libri che hai. Qual è quella che ti ha dato più soddisfazione, se posso chiedertelo? Questo qui, Don Ciccio Carnavalari, ok, scusa, non so molto perché bene. Qua dentro ci sono delle farse che sono state recitate in tante piazze della Locride. Sì. E la farsa carnascialesca per me è una radice molto profonda della cultura popolare. Sì. Qua dentro ci sono le persone del mio paese, la Ruga. Ci sono tutte quelle persone che aspettavano che si facesse, che arrivasse il giorno di carnevale per poter mangiare qualche cosa. La gente nella finzione ritrovava quella speranza che anche lei un giorno avrebbe potuto mangiare quello che mangiava a carnevale. E Carnalavari. E Carnalavari alla fine dei conti era un buono. Era uno che approfittava delle debolezze altrui per prendere dei cibi che poi non avrebbe mai pagato. Infatti, diciamo che le mie farse me le ha ispirate il grande poeta Lucrezio Salvatore Filocamo. Ecco, io attraverso una sua farsa ho scritto due già pubblicate, poi ne ho fatte altre cinque che dovrebbero uscire molto presto. Madonna. E qua dentro c'è una saga generazionale, Carnalavare giovane, Carnalavare vecchio, Carnalavare che muore, e poi c'è anche il figlio che diventa anche lui come il padre, sì. Carnalavare giovane. Questo a livello, diciamo, di cuore, però a livello di felicità è stato questo qua. Qual è? Nella terra del Taro, e ci arrivo perché... Allora, quando ci arrivo ne parliamo. Assolutamente sì, perché ci arriverò lì, perché io so che un 40-50 anni fa, su per giù, correggimi se sbaglio, a Teleionica, Brancaleone, tu con il programma Il Pianerottolo hai anticipato davvero i tempi record, che molti poi hanno copiato, no? E ricopiato, utilizzando un po' un frantoio come location, che poi è stato rubato per i tuoi programmi, dove appunto gli ospiti rappresentavano una Calabria che oggi non c'è più, o comunque sembra che si stia riaffiorando, perché adesso li vedi, questi location, i catoi, quelli che si faceva una volta, però hai dato tu questa impronta. Allora, la prima televisione è stata Teleionica Brancaleone e sono stato invitato a fare un programma. Sì. E allora, per fare un programma, io dovevo dare qualcosa che
che fosse in me, qualcosa che io avesse dentro. Ti raffigurasse praticamente. Che mi raffigurasse, cioè qualcosa che fosse profondamente radicato in me. E allora che cosa ho pensato? Di fare. Perché ho fatto il pianerottolo? Perché una volta qualche amico mi aveva portato a Reggio Calabria in una televisione dove ho visto un programma che mi ha ispirato il pianerottolo. E da quel pianerottolo io la sera andavo a trovare alcune persone che tornavano dai campi col gregge e me li portavo in quella macchina, senza che si facesse la doccia, com'erano così, che profumavano di latte, sì. Che, ecco, di penso quelli, un po', ecco, sì, ecco, dico profumavano, che ben profumo, ecco. C'era benissimo, loro si mettevano in un angolino mangiando formaggio, pani casa, tutte queste qua, e io facevo la trasmissione, ricordo. Praticamente lì c'è il succo, la verità, l'evvero essenza di quelli che siamo noi calabresi. Era talmente una trasmissione verità che un giorno si sono messi quasi a bisticciare tra di loro, perché l'uno voleva essere migliore dell'altro. C'era una sorta praticamente... Sì, di rivalità, okay, tra i loro due. Però non hanno mai cantato. Ecco. Non potevano cantare. Però venivano là a suonare l'organetto. Allora, per la prima volta io ho portato gente che mangiava in televisione, mangiava formaggio. Stiamo parlando di un 40-50 anni fa, sì, una storia. 78. Ecco, del 78. Mi ricordo che era l'anno... Dovevo ancora nascere, Franco. Benissimo, l'anno in cui morì Moro. Ma sì, Aldo. 78-79. Sì, sì, sì. L'anno mio praticamente, 79, ecco. Così. Un 43 anni fa, di preciso. E come sempre, mi spiego... Ho incominciato allora a pagarmi tutte le spese per la televisione. Ecco, e vai. Pasquino Crupi, cosa ti dice? Perché so che è un critico letterario che ti ha consacrato come il miglior poeta scrittore. No, 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 non dire queste cose. Non esistenti, no, non dire in Calabria, devo dirlo, non, perché è vero. Io l'ho letto, no, c'è tutto, vero, su YouTube, allora, e che no. E tu Pasquino, so che hai risposto, Crupi, che ti consideri un mezzo poeta. Perché? Ma te lo dico perché mi considero un mezzo poeta. Vediamo se riesco a trovarla. Sì, nel frattempo che tu riesci a trovare... Sai perché sono un mezzo poeta? Ma questo non è che me lo sono inventato io. Raffaella si sveglia la mattina e dice... Alla fine Raffaella ti si dico è... perché sono un mezzo poeta. Ecco, dimmi, oggi ho il contrasto del mio ospite, non è mai successo. Di pensare che io invece... l'avevo segnato, dico che lo devo leggere. Assolutamente, prendilo con calma se ti ci riesci, però... Bisogna dare quel che di Cesare, voglio dire, Franco, anche perché non me le sono inventati la notte, ma prima di far intervenire un ospite io mi sono informata, anzi sì, però, so che ci però sono anche la cosa dei video che sta emergendo che sostanzialmente... è che non è una trasmissione preparata tra me e te, perché no, mi stai facendo delle domande... Un po' scomode, no? No, sì, fa scomode, molto scomode, molto, vabbè, ma più che scomode, che molto scomode... Ti scuotono l'anima. Sì, sì, molto, molto, molto. Ma perché a me sostanzialmente mi piace toccare l'io, mi piace toccare la verità, la realtà di quelle che sono le emozioni. Quindi io vado tutto ad abbraccio. Ovviamente poi chi ho davanti ti dico. E quindi so che comunque Pasquino Crupi ti ha dato, stiamo parlando di un critico letterario. Diciamo, Pasquino Crupi non mi volle mai tra i suoi 5 poeti in piazza. E come mai questo? Te lo sei mai chiesto? È perché c'erano poeti che lui conosceva bene, e poi qualcuno, Peppe Aprile, mi ricordo che gli disse, come? Dice, tu perché lasci fuori Franco Blefari? Ma Franco Blefari. E poi un giorno mi chiamò e da quella volta nacque così il nostro rapporto, talmente profondo che ci volle al suo ultimo compleanno. Meraviglioso. Ci portò a un lido di Lazzaro tutti i 5 poeti, sì. E ci fece una cosa che noi non la dimenticheremo. Noi eravamo i suoi 5 poeti in piazza, non dimenticheremo mai. Lui sapeva che era l'ultimo giorno. Posso chiederti una mia curiosità personale, come mai prima ti avevo un attimino messo da parte e poi è nata questa grande amicizia di rapporto, di umanità, che addirittura poi sei entrato nelle piazze. Eri uno dei 5 protagonisti. Sì, ma... Cioè, cosa è successo? Perché evidentemente non, forse non aveva letto niente di me. Ecco, forse... Oddio,
Non penso di avere più degli altri. Però considerarsi a un mezzo poeta è un po' discriminatorio, perdonami. Non bisogna assolutamente. Ma io mi considero mezzo poeta. Sai perché mi considero mezzo poeta? Sì. Perché chi è un poeta si considera un padre eterno. Ah, ecco, quindi. No. Allora io secondo me è giusto che uno abbia i piedi per terra. Assolutamente. Perché uno, allora, se uno pensa di essere un poeta, non si migliorerà mai. Bisogna inconsiderarsi niente per in modo che domani lui possa essere realmente qualcosa. Ho capito, l'hai trovata per caso? Allora, sogno mezzo poeta riconosco, che il tempo passa e ci baio babascio, manco con la rancazza faccio scruscio, campeggio per ma sono lo sbalascio. Il mio sentito solo con cinguscio, che non mi piace faccio scalafascio. Però se qualcuno, e non me la ricordo più, mi fermo qua. Se tu me l'avessi detto io l'avrei trovata. Tranquillo, anche perché quel poco già, insomma, si è capito più che mai. Ora ti faccio un'altra domanda scomoda. Tieniti un pochettino, insomma, sulla battaglia d'onda. Io so che tu non hai un buon rapporto con la politica. Anzi, spesso nelle tue poesie la critichi a dir poco duramente. Tu leggi Facebook? Tu leggi Facebook? Io, secondo me, il decadimento morale, sociale, etico, religioso, antropologico che c'è in noi è dovuto alla politica. Sì. Io una volta ho detto, non mi ricordo dove, che la politica, per eliminare la politica, per raddrizzare il paese bisogna eliminare la politica. Però c'è un fatto, la politica è fatta di uomini. Sì. Allora come fai ad eliminare l'uomo? Se tu prima non educhi l'uomo, non potrai mai migliorare la politica. Ecco perché io dico, la politica è fatta di uomini. Chiunque vada là pensa per sé, per e per la sua famiglia, per quelli che lo appoggiano, addirittura ci sono alcuni... Però ti posso fare una domanda, non dovrei dirlo, però io non amo moltissimo la politica, però una volta il politico che saliva su pensava anche ai cittadini italiani, ad oggi invece si pensa solo a se stessi e alla famiglia. Se stessi e alla famiglia. E l'economia che sta girando è perché veramente che viviamo in loro mondo... prendono la reversibilità per tanti anni dopo che sono morti, loro e i loro familiari. Perché figli e figliastri? Perché figli e figliastri? Perché noi glielo permettiamo. Questo è il problema, perché noi glielo permettiamo. Noi non ci lamentiamo mai, perché pensiamo che il partito che votiamo sia il migliore. Non è vero, non c'è un partito onesto. E queste sono parole dure. Però so che di te si è detto anche che sei l'unico e solo poeta che nelle tue poesie combatti soprattutto la mafia. È vero? Ah, ma allora tu sei troppe cose di me. Visto che bella figura che sto facendo oggi al 60, ma io studio. Questa è una ricerca a 360 gradi. Guarda, grazie, io ho scritto tante poesie sulla mafia. Tante poesie sulla mafia. Ma se tu mi avessi detto qualche cosa, io qualcuna te l'avrei trovata, perché ho paura che... Assolutamente, però basta soltanto sapere il titolo, anche per la gente. Anche per la gente. Per la gente, infatti, se ti ricordi anche il tipo di libro, perché tu ne hai fatti davvero tanto. Ti ricordi qual è? Perché appunto in diverse poesie tu combatti appunto la mafia. Per esempio anche di Fortuna. Ah, sì. Sì, ecco, sì, sì. Una che ho fatto si chiama Cue chi paga. Era ecco, la poesia già che... dal nome, caro Franco, dici Cue tutto. Chi paga. Pasquino Crupi me la chiedeva in ogni piazza dove andavamo. Cue chi paga. E io devo trovarla. Tu intanto so che poi... so anche che sei stato vincitore, scusami, di qualche piazza, adesso non ricordo bene perché, però voglio dire, alla fine so che hai vinto anche su questo. E poi
vedo anche nelle tue poesie, mentre tu la trovi, se riesci a trovarla, che nelle tue poesie sembra che tu abbia un po' un rapporto di amore e odio con il tuo paese, un po' contrastante tra loro. Anche questo volevo chiederti. Nel frattempo che sì, sì, ma questa sera tu stai sperando a salve. Hai visto? Guardi, ho paura se ci sarà un giorno che mi intervisterai. Aspetta, voglio trovare chi paga per ricordare Pasquino Crupi, certo, al quale piaceva questa poesia. Assolutamente sì, con l'indice poi si però del mio paese ti vorrei dire qualche cosa. Assolutamente sì, non ci sono problemi. 79. Ecco qui, l'abbiamo trovata. Adesso andiamo a pagina 79. Allora, guarda, tuo libro. Io il mio paese lo amo. Non lo amo quando fa una doppia faccia. Un po' una doppia faccia. Ascolta, ti vorrei dire questa. Se il giorno non ti vedo, se la notte non ti sento, benestare se per mia non si giuzza un tormento. Ma se poi me una pisata mi incatina in taste mura, benestare se per mia una galera scura scura. Certe volte benestare si ciuppeia una mogliere che ti conza come vuoli e ti piglia panascieri. Ma di volte che ti cacci muccatori, saia e inguanti, benestare se per mia anche meglio dell'amante. Mamma mia, spettacolo. È perché... Ascolta, ma io Franco, volevo chiederti un pochettino. Come faccio a non volere bene al mio paese? Il mio paese, ecco, mio paese è la mia mamma, il mio papà, il mio figlio. Certo, ti ha visto e il tuo paese. Il mio paese è il mio paese, è il mio teatro. Ecco, se non fosse stato per il mio paese io non avrei mai scritto niente, perché qua dentro c'è solo il mio paese. C'è tutta la tua vita che sostanzialmente hai visto, hai viaggiato nel quotidiano. E quindi la poesia, sentiamola. In morte di Francesco Fortugno. Cui è chi paga stomene ammazzati? Da mafia senza mai si sapere cui? Ne paga nulla. Siamo abituati. Ma tutti i giorni li paghiamo noi. Li paghiamo con fame e isolamento, che non gli viene, non li condividi. Li paghiamo con lutto ogni momento. A stavolta pigliamo, ma con credi. Con credi se lo Stato è impotente, se no non avrei tanti omicidi. A curriccia, se non gli mai la senti. A cupiglia, se non gli mai la vidi. A mafia è un parente, un vicino, che non avevo coraggio di uscire fuori. Potrebbe essere un amico o un cugino, uno che la combatte capa l'ora, ma o Stato è sto debitore verso la giustizia e verso la società, che non conosce un uomo e l'autore, e quando i sapi, i caccia in libertà. O Stato è la politica assassina, che fa sempre l'uomo e due colori, così mangia la caniglia e qua la farina, dato sempre due pici e due misure. Ogni volta che canta lo dubotte, si recita lo stesso copione, in strade sono cini poliziotti che spattano mi passa le emozioni. C'è sta marcia da pace e da speranza, venate voto nord e chiglia nostra, i sordi discorsi di circostanza, ognuno vuole mi si mente in mostra. Passato santo, a po' passa la festa, così ricorda l'ultimo mortorio. Non c'è nulla di fenda a gente onesta, ma a mafia che comanda il territorio. Andrangheta non è solo che ti ammazza e che porta Calabria alla rovina. A vera andrangheta è da peggio razza, è in tallo uffici e a burocrazia. Tu più piccolo ufficio fino in cima, c'è la classe politica che vizia. A gente resta sempre come prima, ma sui morti cavano giustizia. A una leggenda varriese pisa, che sti chieni mangiune e professioni, usi il catta i palazzi e con la spisa, cavazzette all'appalto e all'assunzione, per non parlare i medici e avvocati,
che con l'aiuto delle calavoti sciortano senatori e deputati, pigliano 20.000 rotte voti, dove 30 omicidi non puniti, però nulla chiamati paghe conti. I mafiosi non puliti e gli assassini sono sempre presunti. 30 omicidi e l'unico pigliato ammata lo cacciare in libertà. Per scadenza di termine, costato. Este lo specchio della società. Ma non gli parla contro questi fedenti, che ogni giorno in cesto hanno deletto. Canta lo para e non gli fa niente. E in ta Calabria è sempre scorpito. Ma leggi, a leggi, come piglia pace con tutti questi assassini e li libertati. Ma ne esami coscienza se lo faci. Com'è che paga queste morte ammazzate? Sentita e soprattutto veritiera. Io per questa, soprattutto per questa poesia, la sento ancora più di più, perché in quell'occasione lì noi arrivammo qui a Roccella, dove mio marito era nella scorta, subito dopo della moglie. E credimi, la sento molto, la moglie del dottor Fortunio. Ti vedo gli occhi. Scorta. Nei tuoi occhi c'è un lucore che è dolore. Quindi l'ho sentita di più, mi hai punto proprio. Anche tu hai giocato così nei miei confronti, nel senso inaspettato. Quindi mi hai destabilizzato. Sempre questa poesia mi chiedeva. Sempre questa poesia. Perché è veritiera. Però Franco, posso chiederti il grande poeta che sei, o comunque come dici tu, non ti sono vuoi un grande definire poeta, in mezzo, ma non sono come un grande, vuoi tu, se non facciamo, mi sento un grande poeta, non vai, facciamo la, non dire la questa, polenta, ma non la dire, no? Per niente, guarda. Ma non lo dico io, lo dico ma il non socio, è vero, lo dice non il mondo, è vero, lo ma sai perché tutti. Lo dicono? Perché io spesso le porto a mangiare nei ristoranti, dai. No, vabbè, dai. Sei duro con te stesso, sono non ho capito duro. Perché. Eppure la vita ti ha segnato tanto, in questo caso dovresti essere ancora di più, devi apprezzare e soprattutto ti devi prendere le cose belle della vita, quello che sto insegnando io, quello che sto imparando io giorno dopo giorno, ad apprendere pure a dire complimenti, io la prendo veramente con grande gioia. Franco, io ho veramente studiato tanto, ho studiato un po' la tua vita, diciamo. Guarda, che ti ho stalkerizzato. Io mi congratulo con te, perché per fare una trasmissione bisogna studiare. E tu hai studiato la persona che ti sta davanti, come io quando faccio una trasmissione curo i particolari, le virgole. Vedi, io mi prendo ciò che mi stai dicendo, le virgole, lo stai, io mi scrivo tutto, io faccio telefonate, io parlo con gli ospiti che vengono, voglio sapere della loro vita, che cosa mi vogliono rispondere, tutto. Ma Franco, io e te all'inizio della puntata, no, che mi hai detto cosa mi chiederai, io ti ho detto ti fidi di me, nel senso che alla fine ti voglio portare veramente, toccare e far capire alla mia gente a casa, non che devo far capire, ma a me piacciono le emozioni, mi piacciono le sensazioni, io vivo di emozioni, quello che comunque mi regali è quella parola, che è quella frase o quella misera, che ne so, parola che tu dici, io se la colgo, la prendo dentro e comunque la elaboro. Quindi ti sto dicendo, io ho un po' studiato un po' la vita, diciamo che, passami il termine molto carino, ironico, stalkerizzato, perché comunque ho studiato un pochettino, e so che sei stato per lavoro in Argentina, dove appunto ho scritto anche un libro, Nella Tierra del Tango. Ecco. Parlarci di questa tua esperienza, per questo ti ho detto ci arrivo, ci arrivo. Diciamo che è stata l'esperienza più bella della mia vita, oltre a quella che mi ha dato la mia famiglia. Perché sono andato per lavoro, ma io scrivevo dalla mattina alla sera. E ho imparato molto da quella gente. Tanto, vero? La gente era felice con niente. Qua noi siamo scontenti con tutto. Petulanti, scontenti, e più abbiamo pensa molto che apparenza. La mattina, tanta apparenza, la vero? La mattina... bevevano Coca-Cola senza mangiare niente, perché con una Coca-Cola mangiavano in tanti. Un giorno ho visto una famiglia che mangiava in una carriola. Un giorno ho visto un bambino che sulla strada stavamo facendo una trincea per la posa dei cavi telefonici. C'era un bambino che, vedendoci attorno a un fuoco dove stava arrostendo della carne, si è fermato mentre il camion correva, e il papà lo chiamava.
e lo chiamava, non mi ricordo il nome, Giulio, 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 e lui non sapeva che fare, se andare avanti, andare indietro, andava avanti, tornava indietro. Forse ce l'ho questa poesia, sì. Non so quanto c'è rimasto. Trovala, no, 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 tranquillo, ancora abbiamo una bella mezz'oretta, ma guarda, ancora. Fammi dire qualcosa sulla... Assolutamente, nel frattempo che tu la trovi con tutta tranquillità. Questa, eccola. L'Argentina è questa, guarda. Eccola, l'abbiamo trovata. L'Argentina è un paese... Ah, in Argentina non scrivevo in dialetto. No, vero. Perché io là non era un calabrese, era un italiano. E certo, e quindi ti dovevi adeguare. L'Argentina è un paese dove tutti hanno qualcosa da vendere, ma nessuno ha qualcosa da comprare. Ma la notte, quando ognuno è se stesso, i viandanti fanno la fila alla bancarella dei sogni. Bellissimo. Senti, ma ci hai lasciato un pezzettino di cuore in Argentina? Un piccolo frammento del tuo cuore? Molto cuore. Se ancora scrivo, se ancora mi soffermo a scrivere poesie sull'Argentina, mi soffermo. Guarda, qua dentro c'è una sezione tutta dedicata all'Argentina, lo so. In questo libro, Luce della Memoria. E, ecco, vedi, ti voglio raccontare questa. Ecco, sì. L'impressione appena sono arrivato e la sera, io lavoravo 14 ore al giorno, la sera finivo alle 10, 10 e mezza, andavo a mangiare un panino in un luogo di Plaza Independencia chiamato La Recova, dove c'era pieno di meridionali, e tutti i meridionali che c'erano là dentro, molti calabresi, e io suppongo che il tango lo abbiano inventato i calabresi, perché soltanto un poeta calabrese poteva scrivere quella testa di tango con parsita e il cioclo. Ma perché sostanzialmente hai toccato con mano, e quindi ti sei ritrovato in un posto argentino, e tutta però... gente che giocava a bingo per tornare in Calabria. Ecco. Ma pensa, qualcuno non aveva nemmeno dove tornare, perché da che anni stavamo parlando là? 1993. Ah, 93. Pensa, qualcuno voleva tornare, e il bello qual è? Dice, devo trovare, dice, non so con quale, non con quale aereo, non con quale nave. Con quale... non sapeva con quale... non era un bastimento. Come si chiamava una volta la nave? Che Dio, la memoria... Mi sfugge. Il vapore. Ah, è quella... Devo scegliere il vapore. Il vapore. Loro ancora non... Allora, dove vai in Calabria? Vado a Cosenza. Ma dove? Ma se nessuno ti aspetta? Ma quella è la mia casa. Ma se non c'è una casa... Giocavano a bingo pur di tornare nelle sue... C'era un uomo di 70 anni, il quale ogni volta che mi incontrava mi salutava: compatriota. Dico, io a Hitler, io ero il suo compatriota. Guarda che cosa. Allora, in tutti i paesi del mondo c'hanno le peripatetiche. A voglia. A Tucuman, quando arriva la sera, era a Tucuman, io, i chioschi delle avenidas indossano la giacca pubblicitaria della Coca-Cola. A Tucuman, quando arriva la sera, i negozi raccontano favole. A Tucuman, quando arriva la sera, Carlos Gardel non è solo un cantante di tango. A Tucuman, quando arriva la sera, le signoras aspettano dietro un tavolo, con i denti incorniciati da un sorriso, di incominciare il trabajo. Venderanno tutto. La vecchia signora a Tucuman, quando arriva la sera, ma non il cuore. Allora, loro... Lì c'è la vita, Lì, in quelle righe c'è la vita. Sì, stai sì. Sognando ad occhi aperti, te lo posso garantire che i tuoi occhi si sono illuminati. Vedo, e sorridono, quindi qualsiasi frase. Ma li vedo, perché gli argentini non dicono il trabajo. La B la pronunci in una maniera così spettacolare, il trabajo. Le labbra non si toccano, il trabajo è bellissimo. Però Franco, tu hai tante qualità, credimi, per me oggi io spero di allora, essere facciamo all'altezza. Una cosa, io ti chiedo soltanto una cosa, di dimmi. Farmi chiudere con una poesia, sì, in spagnolo. Ma non stiamo ancora chiudendo, però mette trovala, questo. Dimmi, fa dentro, però trovala, perché la chiuderai, ti la prometto. La storia di così. Carlos Gardel, okay. Il più grande cantante di tango. Perfetto. D'Argentina. Una sera, noi nel gruppo, io lavoravo con l'aereo, avevamo
avevamo il medico, sì. Il medico era una donna, il quale, alla quale una sera io ho chiesto, non mi ricordo, cos'è Gardel? Lei mi guarda, ustede non sa cos'è Gardel? Gardel è stodo. Gardel è tutto. No, è stodo. Gardel è tutto. A che punto arrivano a dire che Gardel è tutto? Guarda che è una... È un qualcosa... Allora, questo mi ha fatto andare a leggere chi fosse realmente Gardel, che sì. Cosa aveva scritto, sì. Che cosa aveva cantato, i dischi che aveva inciso, e ha raccontato la storia di Carlos Gardel. Perfetto. Allora, non mi è bastato. Ho raccontato la storia del tango argentino anche. Pure? E poi, sì. Che poi l'ho ripresa qua, il tango argentino. In paese... E quadruplicando ciò che avevo scritto e facendo anche una trasmissione per Telemia, sì. Ho fatto 5 puntate dove ho raccontato l'Argentina dagli anni 20, dal famoso la storia veramente dal famoso Rodolfo Valentino con i cavalieri, con i 4 cavalieri dell'Apocalisse, e siamo arrivati addirittura a Carlos Gardel agli anni 70, e l'ho raccontato attraverso canzoni che ho trovato su YouTube, sì. E attraverso canzoni tratte da film. Bellissimo. Perché quelle tratte da film sono... certo. Capito? Hanno una storia. Allora ho raccontato la storia del tango argentino. Come la vedevo io il tango? Perché il tango realmente è nato nella strada. Ma io questo voglio sapere. Dimmelo. Io quello ti voglio fare la domanda. So che ami profondamente il tango. Appunto per questo ti voglio dire quel pensiero triste che si balla. Cos'è per ma te non il l'ha tango? Detto, non l'ha detto Gardel. L'ha detto Ernesto Sabato. Che Sabato era il pianista di Gardel. Ecco. È un pensiero triste che si balla. Cioè, il tango è un pensiero. Come noi diciamo, io penso in dialetto. Okay. Loro pensavano, allora, arrivavano tristemente molte volte, perché come stanno facendo adesso i nostri emigranti che vengono in Italia, allora prendevano il vapore che costava di meno, e molte volte andavano a finire in fondo al mare. E allora loro cercavano di entrare col lavoro nella vita, ma non riuscivano, però... Il ricordo della terra lontana li faceva unire tutti i compatrioti, tutti gli italiani. Tutti e ballavano. Perché ci sono delle fotografie d'epoca di persone che ballano il tango tra uomini? Ah, oddio, il tango è ballato da uomini. Non è vero, gli uomini ballavano perché le donne ancora non potevano uscire. Perché c'è una storia dietro. Avevano la mentalità retrograda dei calabresi e dei siciliani. Ecco perché ballavano il tango. E il tango è nato nella strada, anche se poi si è ufficializzato nei sobborghi del Rio del Plata, nelle taverne. Il tango è nato nella taverna, ecco. È la tabernas, dove c'erano i poeti del tango, dove si riunivano tutti gli italiani, i calabresi. Prima di andare in Argentina sono stati genovesi, poi sono, ecco, l'esodo è incominciato alla fine dell'Ottocento. Perfetto. Ed è continuato fino agli anni 30, e si vedono fotografie di gente, ma di gente che ha patito la fame realmente, te dico. Poi dopo del tango, che prima non lo volevano, prima ecco. Era il ballo del marciapiede, delle donne perdute, degli uomini che non avevano una dignità. E poi alla come fine, mai questa svolta? E mo te lo dico io. Era il tempo in cui c'era il grande Rodolfo Valentino. Il grande. Il quale il era nato a Castellaneta. Castellaneta. Sì, in Puglia. E con i suoi film che li ha esportati in tutto il mondo, loro hanno incominciato a pensare, dove c'era il tango, sì. Che poi il tango non era qualcosa di cattivo. Assolutamente. Perché il tango... La vera consacrazione del tango gliel'ha data a Parigi nel 1916, quando per la première verse, per la prima volta, hanno suonato la canzone La Comparsita. La Comparsita, la conosci? Assolutamente sì, e come? Certo che è un ballo che comunque non si è perso. Sì, è bellissimo. Che bei ricordi, dai, oggi riaffioriamo assolutamente. Però Franco... Ho letto tanto. E ho raccontato anche la storia dell'Argentina, di Evita Perón,
del marito. Non ci vorrebbe un'ora qui, mi sa che ci vorrebbe tanto. Ma tu sapessi la gente che aspettava ancora che ritornasse vita, e vita era morta. Amore. Pensavano che invece non fosse morta. Cercavano un'altra vita, perché vita gli aveva dato delle leggi nuove, loro non morivano di fame, e invece in questa maniera avevano tante. Io non so se l'hai visto, ma nella RAI io ho tutte visto... le sere, un operaio che lavorava con me, sì. Io lavoravo fino alle 10 di sera, lavoravo fino alle 10 di sera e stava con me tutte le sere. Ma perché stai... Riccardo, perché stai conmigo? Perché non tengo plata per il collettivo. Non hai soldi per il collettivo, per l'autobus, e tutte le sere stai con me. Ecco. E quando l'ho scoperto, la colpa è stata mia. Se questo ti sta tutte le sere qua, devi pensare che ha un motivo che per non andare a casa. Cosa vuole? L'avevo assunto io, però. L'avevi assunto tu. Ma l'avevo assunto perché io, prima di assumere un operaio, gli guardavo le mani. Ecco. Se aveva le mani da barbiere non lo prendevo, ma se aveva le mani callose, callose, piene di, vuol dire che bravissima, bene, perché tu appunto mi stanno dicendo che tu eri un caposquadra, quindi sostanzialmente... No, era un assistente, non caposquadra. Ah, assistente, perdonami. Ascolta, Franco, come io ti ho detto prima, ho cercato un po' di studiare, no, a 360 gradi prima di ospitarti qua. E so che qualcuno, adesso non ricordo chi, ti ha detto, che ha affermato che quelli come te nascono ogni 50 anni. Cosa ne pensi? Perché ogni 50 anni Dio vuole bidonare le persone, punirle. No, dai. Li vuole punire, ecco, perché si sentono qualche cosa. Sei sempre carismatico e simpatico così, Franco. Non è vero niente. Non c'è stato mai modo di interfacciarci tanto. La verità, guarda, quando Dio vuole punire qualcuno, solo un popolo, un paese, gli manda uno come me. Ok, ascolta, io vorrei farti tante domande, però è veramente il tempo. Ma è la poco. Prima volta che io mi trovo a mio agio con uno che mi intervista. Grazie. Pensa che una volta è venuto alla RAI. Guarda, io prendo e porto a casa. Sì, una volta è venuto alla RAI perché al mio paese il prete insomma, il prete, non posso dirlo, e gli ho raccontato tutta la storia. Questa mi guardava con la bocca aperta. Non sapeva. No, perché tu quando racconti devi dire cose che lei conosce. Assolutamente. Beh, certo. Comunque, attento perché ci siamo. Ti stavo dicendo, siccome veramente siamo quasi in chiusura, però vorrei farti tante domande. Ti pregherei in primis di trovarti quella. Oh, perfetto. E allora ti faccio 2 o 3 domande, però ti prego di essere un pochettino rapidino perché dovremmo chiudere. Fammi così come faccio io. Meraviglioso. Io posso chiederti, è una domanda tosta, cosa rifaresti o non rifaresti nella tua vita riavvolgendo il nastro? Se posso consentire, non sono ineducata a chiedertelo, invadente. Attimo di suspense. Devo essere sincero? Assolutamente sempre. Ovviamente siamo in una fascia protetta. No, sto scherzando. Era giusto per... Nel suo pensiero, nel frattempo, stavo cercando di... Chi mi conosce sa cosa non farei. Ecco. Io non ti conosco benissimo, quindi non ho afferrato il momento. Chi mi conosce sa cosa non farei. Ok, perfetto. Sempre, ascolta, tu invece sei sempre stato fuori dagli schemi, fuori dal coro. Che cosa significa per te questo? Perché comunque tu non sei, no? Tutte le pecore bianche vanno in un gregge, ma tu sei quella nera che comunque ti distogli da tutto e per tutto. E vorrei tanto sapere che cosa significa per te questo. Non pensare quello che pensano gli altri. Non fare, ecco, quello che fanno gli altri per convenienza. Io non faccio niente per convenienza. Io in una poesia ho scritto che tutto 80 anni non ce lo faccio. Tutto quello che faccio lo faccio per amore, mai per interesse. Io non mi alleo con un partito perché mi deve dare qualche cosa. Bravo. Oddio, se poi quello mi dice... mi mette dei soldi in tasca, io posso anche, sono anche capace di andare all'urna e votargli contro. Cioè... Io, devi fare coro, quello che ti senti, sempre è giusto essere te stesso. Non fare le cose che tu non devi fare, ecco, non fare quelle cose che principalmente proibite da Dio. Ecco, io quando faccio qualche cosa mi chiedo, i 10 comandamenti cosa dicono? Ecco, bravo. Anche se poi sono il primo peccatore ad infrangere la legge. Però la prima cosa che faccio, dico,
Dio cosa dice a proposito? Bravo. La guerra. Ah, sì, no. Ma stanno facendo questo, stanno facendo questo. Ma cosa dice Dio? Dio dice di non ammazzare. Tu non devi ammazzare. Perché bravo. Ammazzi? Non uccidere. Non uccidere. Appunto. Quinto comandamento. Bravo. Basta, non devi uccidere. Franco, un'altra domanda, e soprattutto chiedo alla regia di far vedere insomma la foto dei tanti tuoi libri che ti ho omaggiato da poco, dove assolutamente sì, Franco. Grazie Lario. Assolutamente. Vogliamo ringraziarlo, che bello. Allora, Franco, io volevo sapere del tuo ultimo libro, Gente di quel paese di Gesso. È questo qua. Benissimo. È questo qua. Agli uomini di quel paese che ti hanno ispirato e alla civiltà contadina con le sue tradizioni. Allora, senza andare, siccome so che alla fine. Allora, questo è il libro. Sì. Gente di quel paese di Gesso. Si dove apre, lo troviamo? Dove si, lo troviamo eventualmente? Sì, dove si trova? Si opera. A Locri lo trovi in un'edicola uscendo da Locri. A Sederno lo trovi alla Gru. Alla Gru, ok, alla Mondadori. Lo trovi a. Perfetto, perfetto, era giusto per far capire alla sì. gente. Non si trova su online. Amazon online, no. Allora, perfetto. Allora, quello che ti devo dire è che questo è un libro dove all'inizio c'è la storia, la mia storia del dialetto calabrese. Dal Neolitico. Come si è potuto formare il dialetto calabrese orale? Chi sono stati i fautori? Quali sono stati i popoli? Se è greco e latino? E tutte queste cose qua. 19 pagine dedicate alla storia del dialetto. Bellissimo. Poi c'è Benestare, il paese del gesto delle carcamuse. La civiltà sai che non l'ho mai pubblicato? È io, vero? L'anno scorso ho pubblicato... Ho presentato 20 libri, quest'anno ne presento 22, non l'ho mai pubblicato. Mai? Perché? Perché nessuno mi ha detto, Franco, lo pubblichiamo il tuo libro. Vero? No, lo presentiamo il tuo libro. È strano però. Nessuno cosa. Me l'ha detto. È strano. Se me l'avessero detto l'avrei fatto. Allora, io non ho presentato il non mio c'è libro. Mai, non c'è mai un... No, no. No? Ma io lo voglio presentato in questa mia... Io voglio sedermi qua sì. e quello che doveva sedersi qua, che si sieda là. Okay. Nessuno me l'ha detto. Nessuno. Io non mi posso proporre. Certo. Presento il mio libro, no. Io presento quello degli altri, non il mio. Giusto. Allora, si parla. La civiltà contadina, la trebbiatura, la raccolta delle olive, o pani case, le tradizioni, quando si ammazzava il maiale, il carnevale, serenate, fidanzamento e matrimonio, coi testi, che cosa dicevano le serenate? Bellissimo. Ma non quelle scritte sui libri, quelle che... Hai toccato con mano. Credenze popolari e superstizione. Poi, come si sciumicava una volta, come venivano chiamati gli abitanti dei paesi. Allora... A benestare ammazzarono cani, come se l'olio e come se lo sale. E della pelle figli di cammisi, benestare dovrei non pisci. Bellissimo, questo è un Careri. Detto? È un detto questo? Sì, lo diceva Careri. Ah, okay. Perché benestare aveva detto, a Careri ammazzarono Careri non si chiama più Careri, che si chiamano Piccolo Casali, che della fame ammazzarono Sumeri e su mangiare con tutto l'entrambi. Ecco qua, da dove nasceva l'agonismo. Poi inoltre c'erano i giochi popolari di una volta, sì. i giochi infantili, sì. poi i giochi di bambina, filareggio, 33, insomma operiglio, è lunga. Capodanno, ho la Befana, da farti un'altra domandina veloce. Capodanno, la Befana, avvocato, il compare, e poi ci sono 10 pagine dedicate all'aborto. Un tasso dolente. Ogni anno muoiono nel mondo 50 milioni di bambini. Si pensa che fino adesso siano morti quasi 3 miliardi di bambini. Ce l'abbiamo sulla coscienza. Ah, e quando c'è una guerra, quando c'è un terremoto, quando c'è un'alluvione, pensiamo che stanno morendo centinaia, migliaia di bambini. Sì. Dio c'è, no? Che Dio non c'è. Se Dio non ci fosse, non ci punirebbe. Ma Dio non ci punisce. Dio c'è, maestra. È giusto. E con questo chiudo. Ascoltami, un'ultima domanda, così poi sei con la poesia, però devi essere veramente velocissimo. Io volevo sapere perché Franco Caminiti, cantautore, poeta, cantante di PN, ha fatto una proposta di intitolare, se non so se è veritiera come questo o una fake, una proposta di intitolare una via... o una piazza di benestare a Franco Bleferi quando non ci sarei più. Non è vero. Non è una fake? Non è vero, e non è giusto che lo facciano. No, ho capito. Allora, ci sono tante persone meritevoli al benestare. L'unica persona meritevole è l'ex sindaco del benestare, di giurato, poi Francesco Guidaggi e tanti altri. Pensavo che fosse vero ed allora, è diciamo un'altra cosa. Se fosse vero,
Saresti felice? No, se fosse, sarebbe un'ingiustizia. Se. Perché prima di me ci sono persone che sono miei maestri di vita. Perfetto. E di cultura. Dici la poesia perché poi io voglio chiudere. Perché te quiero? Vediamo. Te quiero perché tuo corazon è molto grande. Perché la tua pelle cambia come la luna. Perché il tuo sangue è caliente in latino. Perché la tua lingua è spettacolare come un tango. Perché nel tuo idioma cantano l'orca e Neruda. Perché il tuo respiro tiene il fuoco della pampa. Perché il tuo silenzio è freddo come le Ande. Perché sei maliarda e cenciosa. Perché il tuo folklore mi incanta. Perché la tua musica mi seduce. Perché a te pensavo sotto i cieli lontani della mia solitudine. Porché te quiero, Argentina, mia gioverezza. Grazie Franco. Grazie, noi siamo davvero in chiusura, grazie per questa grande opportunità che mi hai dato. Me l'hai data tu. È stato davvero... Mi hai presentato il libro che nessun altro mi ha presentato. È stato davvero un onore per me, Franco, e condividere soprattutto con il pubblico la ricchezza delle tue esperienze. Ringrazio per l'opportunità di condividere il tuo straordinario bagaglio di esperienza con il pubblico nostro. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie pure a voi, alla prossima dal 60 News e come dico sempre, mi raccomando, fate i bravi. Thank you.